Liliana Ingenito è la vicepresidente della Prologo di Mazara del Vallo e in questa manifestazione rappresenta appunto la Prologo e racconta che cosa sarà la festa del pane. La festa del pane che va a in scena dal 7 al 9 del mese di agosto nella costiera, nella borgata costiera, ed è una manifestazione che chiaramente prenderà tutta l'attività, diciamo, del cereale e del modo di essere contadino, di vivere l'agricoltura. Sì, ma non solo. La festa del pane, la seconda edizione della festa del pane, a cui ho il piacere di collaborare per la seconda volta, perché grazie a l'UNAC e a Francesco Foggia che hanno voluto nuovamente la Prologo, quest'anno sono nuovamente in campo, oltre che come vicepresidente della Prologo, anche come professionista, per il coordinamento degli allestimenti di una mostra che sarà non solo pane, dedicata appunto al pane devozionale, ma anche al pane alimentare e prodotti dell'agricoltura. Borgata Costiera è una realtà importantissima per Mazara del Vallo, è una frazione del comune che dista circa 8 km dal centro ed è una realtà antichissima che nasce intorno al Baglio della Sulana, una struttura settecentesca, e si sviluppa nel corso dei secoli. All'interno della chiesa di San Giuseppe, del patriarca San Giuseppe, le donne da diversi anni realizzano i pani devozionali, i pani di San Giuseppe. L'idea di organizzare la festa del pane a Borgata Costiera nasce appunto anche da questa. L'idea di Francesco Foggia, l'organizzazione è dell'UNAC, Unione Nazionale Arma Carabinieri. La collaborazione della Prologo nasce con sinergia proprio per portare avanti questa antica tradizione dei pani devozionali che vengono realizzati dalle donne, dalle abili mani delle donne, perché sono delle vere e proprie opere d'arte, e poi per promuovere non soltanto il pane ma anche gli altri prodotti, perché non ci dimentichiamo che Mazara è un territorio intanto il più vitato della provincia di Trapani, e poi abbiamo anche il pesce, quindi ci saranno degustazioni, spettacoli, musica, cabaret, non solo, anche attività ludico-sportive, quindi sarà una bellissima iniziativa. Vi aspettiamo, perché tra l'altro nei mesi scorsi artisti locali coordinati da me e da Sabrina hanno realizzato delle splendide opere d'arte, degli interventi di street art coordinati, questi grandi artisti, questi giovani artisti di Mazara hanno realizzato delle belle cose, quindi vi aspettiamo dal 7 al 9 a Borgata Costiera. Partecipa a questa manifestazione anche l'Unione Arma dei Carabinieri in Pensione, che possono far parte a questa associazione anche persone che non sono carabinieri, insomma, che non sono militari. E Sabrina Gradonna è una di queste. Oltre a questo, Liliana è anche la coordinatrice del coordinamento artistico, perché come sapete poco fa ci hanno raccontato appunto dei lavori che stanno facendo, no? Che sono tanti murales che saranno eccezionalmente esposti per voi e per poter essere ammirati, e chiaramente è bellissimo perché i murales veramente sono dei capolavori d'arte di strada, diciamo. Sì, sì, questo è un contributo che gli artisti ci stanno regalando e che devo dire sta cambiando notevolmente il volto di Borgata Costiera, perché l'arte quando arriva e prorompe così in un circuito già pieno, carico, come il pane, come insomma tutti gli eventi che stanno decollando, che sono bellissimi, l'arte dà sempre quella marcia in più, perché suscita delle emozioni, cambia il volto realmente di un posto, di una borgata già bella di suo come Borgata Costiera. Francesco Sala invece ci parlerà del gruppo Arte Arte, che è un gruppo da lui ideato e che farà? Allora, il gruppo Arte Arte intanto l'ho fondato circa 2 anni fa con la prima mostra tenuta a Mazara del Vallo al Mar Hotel, e niente, quest'anno abbiamo avuto l'occasione di affrescare un muro a Borgata Costiera in via del Lavatoio. Gli abitanti, contenti diciamo della nostra realizzazione, ci hanno permesso di dipingere un altro pezzo di muro che sarà in via Veneziano, che sarebbe l'ingresso degli stand. Senti, ma questi dipinti rimarranno a lungo o con il tempo purtroppo si perderanno? No, no, questi dipinti resteranno a lungo, sì, sì. Questo qua. E quindi che prodotti usate? Abbiamo usato, diciamo, dei prodotti, dei colori che sono fatti per, appunto, per dipingere esterni. Bellissimo, allora vedremo anche questi loro lavori e che naturalmente stanno abbellendo anche parte del territorio. Sì. Ma questa idea non potrebbe essere fatta un po' a tutta la città? Sicuramente, lo speriamo anzi. Lo speriamo tutti. Geri Bianco, un altro artista importante, conosciuto, famoso, che farà?
Ho già cominciato, ho fatto la Solana nell'arte, che in pratica è un'opera di 8 metri per 3 metri. Mi sono cimentato in questa opera importante anche per lasciare qualcosa sia alla storia ma anche ai luoghi. Visto che sono un architetto che lavora ai beni culturali di Trapani, mi occupo di tutela dei beni culturali, ho pensato di mettere una cosa più significativa che è di costiera, che è la Solana. Quindi la Solana nell'arte, con tutto il lavoro, il torchio, il frantoio, che tutto, sono tutti gli attrezzi e i mezzi che servivano per la trasformazione di quello che è il sudore del contadino. Quello che continua ad essere. Il baglio, questo baglio del 1700 è un baglio importantissimo, dico, come questo, come tutti quelli che sono sparsi nel territorio, per cui c'è l'elemento principe che è, diciamo, la torre e poi tutto attorno tutti i magazzini dove si sviluppava l'attività. Poi c'è simboleggiata anche diciamo, il grano e il pane, la trasformazione del prodotto. La cosa importante, dico, anche ho lasciato anche quindi pane e olio. Pane e olio. Che pane e olio, pane e olio con l'arte si sposa benissimo. Sì, certo che si sposa benissimo. E poi una frase importante in cui si dice che in pratica il pane serve ad alimentare il corpo, mentre l'arte alimenta l'anima. Una frase, diciamo, che è così messa anche per dare un messaggio importante e lasciarlo ai posteri e al territorio. Per dimostrare che l'integrazione tra il corpo e l'anima è fondamentale, certo, per una vita armonica. Certo, noi viviamo di emozione, è importantissimo. Le emozioni sono il motore della nostra vita, soprattutto degli artisti, poi degli architetti, perché io fondo tutto, visto che faccio questo e mi diverto. Poi è bello anche trovare questi consensi e le persone che piace, mi auguro che piaccia questa cosa e che riescano a tutelarlo e mantenerlo, visto che faccio tutela, se ne parlerà fra 50 anni, tutelare questa cosa, però, perché poi si dice che i beni storici dopo 50 anni vengono tutelati. Mi auguro che, come si dice, i borgheggiani, gli abitanti di Costiera mantengano quest'opera nel tempo. E ce lo auguriamo tutti, perché le opere vanno sempre mantenute, sono un grandissimo patrimonio. Ora, oltre alla bellezza e all'arricchimento, è proprio un patrimonio culturale che va mantenuto nell'interesse stesso del turismo, perché molti magari andranno da voi, verranno da voi, perché vorranno vedere questi dipinti. Quindi mi raccomando, controllate chiunque tenterà di fare qualche cosa che non va bene, perché qualche cretino c'è sempre, purtroppo. L'assessore al bilancio Vito Birlardello, insieme a uno dei consiglieri, che appunto si chiama Firenze, Luigi. Che diciamo di questa manifestazione? Ma sicuramente un evento importante per la nostra città, che si ripete per il secondo anno. Sicuramente l'amministrazione comunale ha dato il proprio contributo, il proprio apporto, perché è un evento importante che intanto mira alla riqualificazione di un'importante borgata della nostra città, che è proprio Borgata Costiera. Ed è da apprezzare soprattutto la collaborazione e l'impegno, non soltanto da chi ha voluto fortemente questo evento e quindi dall'ideatore, ma da tutte le associazioni che hanno fortemente collaborato per la buona riuscita di questo evento. Un applauso va fatto sicuramente anche agli abitanti di Borgata Costiera per la grande accoglienza e per la loro grande disponibilità nell'accogliere un evento così importante. Sono felici, perché tra l'altro, insomma, è un po' marginale, quindi finalmente diventa il centro, il fulcro diciamo, come fosse un centro storico. Sì, sicuramente, anche se la nostra amministrazione ha sempre attenzionato tutti i quartieri della città e anche quelli periferici, e dimostrazione proprio di puntare per far sì che questo evento assuma una rilevanza sempre più importante. È sicuramente un evento da prendere anche come esempio per altre contrade e altri quartieri della città. Noi siamo ben lieti di promuovere e contribuire a far sì che questo evento assuma una rilevanza sempre più importante. Vice sindaco della città di Mazara del Vallo, Silvano Bonanno, manifestazione che ho visto è gradita a tutti. Sì, è gradita a tutti, già questo è il secondo anno di questa manifestazione e credo che sia un momento importante per la città di Mazara del Vallo, perché vengono evidenziate soprattutto le borgate, in questo caso la Borgata Costiera, ed è intenzione di questa amministrazione di dare rilievo ed importanza alle periferie, che spesso vengono trascurate da tutte le amministrazioni, diciamo, in generale. Noi stiamo pianificando questo, siamo contenti del lavoro che stanno facendo alla Borgata Costiera, sia da un punto di vista urbanistico, non so se lei c'è stata e ha visto, diciamo, gli artisti, quello che stanno facendo a livello murario, ma sia anche dal punto di vista di organizzazione e di tradizioni culturali della nostra storia, quando parliamo soprattutto di pane. Ho proposto a chi ha organizzato questo evento
di farne un altro evento, se possibile entro l'anno, di spostare le borgate nel centro della città, di non essere noi al centro della città che ci spostiamo, ma loro che si spostano, e quindi fare anche un'attività, una manifestazione, che sono in Piazza della Repubblica, in Piazza Mocarta, che è il centro. Però è bellissima l'idea che invece la città vada loro, perché molto spesso c'è questo divario e questo, diciamo, questo scollamento, no? Quindi si possono fare incontri. Certo. Vicendevoli. Sì, sì, è vero che c'è stato questo scollamento e grazie agli organizzatori, grazie all'impegno del consigliere Foggia, questo scollamento a quanto pare adesso non c'è più. Noi stiamo agendo con tutti i mezzi possibili e immaginabili, ma è pur vero che quelli che fanno parte della borgata costiera o delle periferie spesso non vengono nel centro della città ed è bene che vengano messe al corrente di quello che succede nel centro storico, la Casba, lei sa benissimo che stiamo lavorando in tal senso, oppure nei centri museali. Quindi un altro intervento, a mio avviso, poi naturalmente saranno gli organizzatori che dovranno stabilirlo, dovrebbe essere quello di spostare, di far venire quelli della borgata costiera e delle altre borgate nel centro della città, va bene? Grazie. E allora queste bellissime bambine, fatevi vedere alle telecamere, siete stupende, voi cosa rappresentate? La ginnastica artistica, la siciliana. La siciliana di un tempo quando vestiva così? Sì. E naturalmente non poteva mancare il quartiere, quindi la borgata viene rappresentata da Roberta Foraci. E come la rappresenta questa borgata lei? Allora, io la rappresento. È diventata una borgata oramai conosciutissima. Sì, sì, è una borgata in cui io vivo da tantissimi anni. Opero nella parrocchia di San Giuseppe dove si fa la lavorazione dei pani. Benedetti. E sono veramente felice che si faccia questa festa perché dà valore alla nostra borgata, dà valore al lavoro che le donne. Così non è soltanto un posto dove si va a fare la campagna elettorale di chiusura dei comizi. Esatto, esatto. Finalmente Costiera viene attenzionata, Costiera viene valorizzata per quello che si deve. Con questa festa che già è la seconda edizione si dà valore all'ambiente, alle persone, ma soprattutto a quello che noi facciamo, alle nostre risorse. Ci viene data la grande opportunità di stare insieme, di instaurare relazioni, di conoscere nuove persone e per noi questo è importantissimo per crescere. E tutti i cittadini come la stanno prendendo? Sono felici? Sì, certo. Certo, quando i riflettori sono puntati positivamente in un luogo non si può che essere felici. Allora, salve, sono Marino Francesco, vicepresidente delegazione dell'UNAC di Mazzara, Unione Nazionale Arma Carabinieri, nonché segretario provinciale sempre della stessa associazione. E volevo parlarvi un po' di questo evento, la festa del pane che è nata da un'idea di Ciccio Foggia, il quale ci ha convocato, ci ha invitato a collaborare sia per questa manifestazione che per tante altre manifestazioni sul sociale. E abbiamo accolto l'idea di Ciccio Foggia, è il secondo anno che ci mettiamo all'opera per questa manifestazione, prospettiamo di farla ingrandire ancora di più. Nello stesso tempo voglio ringraziare chi, a parte noi UNAC, il consigliere Foggia collabora insieme alla Proloco ed altri, il professore Di Maria che con la sua conoscenza storica del luogo ci aggiorna sulla vera storia di Costiera che molte persone non la conoscono. E pertanto ringrazio tutti i partecipanti, dall'organizzatore all'ultimo arrivato. Ringrazio l'amministrazione comunale, l'onorevole Oddo che ci supportano, ci hanno dato l'input e la forza morale eppure economica di realizzare ciò che stiamo realizzando. Speriamo che l'anno prossimo riusciamo a far crescere questa manifestazione. Questa festa del pane, la seconda edizione a Borgata Costiera a Mazzara del Vallo, è diventato un appuntamento importante, è nato in sordina e che va crescendo, ormai è un appuntamento di maggiore richiamo in questa provincia, in una stagione nella quale le risorse pubbliche sono poche, soprattutto a favore di grandi iniziative turistiche e culturali. Qui c'è l'impegno
di tanti volontari, la passione di tanti mazzaresi, di associazioni di volontariato e no profit e l'impegno del consigliere Francesco Foggia soprattutto. È una manifestazione che punta in un posto quale Mazara, nel quale l'aggregazione, la tolleranza sono stati dei valori cardine nel tempo, e la città nella quale l'integrazione con i paesi del Maghreb è forse maggiore che nel resto del paese, fare una festa di questo tipo che punta e affonda le radici nella cultura della Sicilia può diventare, e questa è l'idea che parte quest'anno, per la terza edizione, per farne un momento di grande confronto con i paesi del bacino del Mediterraneo, il confronto con la cultura del pane fra i paesi che operano all'interno del Mediterraneo. Questa è la nuova sfida di questa grande manifestazione, un grande complimento agli amici di Mazara, e la regione siciliana ha fatto una cosa buona e giusta nel dare sia la sponsorizzazione che la copertura a un'iniziativa che veramente può fare da volano per il turismo nella nostra provincia. Straordinario evento quello che si realizzerà a Borgata Costiera per quanto riguarda la seconda edizione della Festa del Pane. Avremo modo di porre in essere tutte quelle peculiarità che sono relative al borgo, dalla storia alle tradizioni, agli usi e costumi, ai miti e alle leggende. E sotto questo riguardo poniamo attenzione alla realtà di un borgo che non risulta essere recente per quanto concerne la sua storia, ma risale proprio al 1700, la sua fondazione e il suo reperto più bello, il Baglio della Sulana, che attesta la veridicità di un percorso umano straordinario. Inebriati dal profumo del pane e rapiti dalla memoria, il 7, l'8 e il 9 agosto vi invitiamo a venire presso Borgata Costiera per vivere questi momenti unici nel loro genere. Francesco Foggia, oggi è anche la tua giornata, perché tu hai voluto questa manifestazione da 2 anni e quindi l'amministrazione l'ha sposata, i cittadini l'hanno accolta con piacere, che dire, un successo? Un bel successo, naturalmente lo dobbiamo dimostrare il 7, l'8 e il 9 agosto, dico semplicemente che c'è una grande attesa, posso dire che stiamo realizzando una bellissima manifestazione dove sono viste coinvolte le 3 chiese, San Damiano di Gesù, San Francesco e naturalmente anche San Giuseppe, questo con l'obiettivo di promuovere un alimento di fondamentale importanza che è il pane è inteso come unità, il pane che viene fatto in tutto il mondo in modo diverso ma che riesce a entrare in tutte le case, in tutte le famiglie, quindi diamo un grande significato dell'unione. Il nostro obiettivo è quello sicuramente di dare una grande valorizzazione al nostro territorio attraverso l'elemento principe che è proprio il pane, ma grazie a questo ci sono anche delle opere d'arte che si vengono a realizzare e che stanno realizzando molti ragazzi della città di Mazara del Vallo come gruppo l'associazione Arte Arte, poi c'è Gerry Bianco o Palumbo, comunque ragazzi che si stanno dedicando al nostro territorio in maniera seria e stanno cercando dando l'anima e lo fanno semplicemente come volontariato. Questo ci deve far riflettere, che vuol dire che Mazara ha bisogno di emergere, ha voglia di emergere, anche grazie alla festa del pane sicuramente promuoviamo il nostro territorio in maniera seria e concreta, iniziando proprio da qui dall'auditorium Mario Caruso.